Allora, noi siamo al ristorante La Balena di Montesilvano, stiamo aspettando quello che si fa chiamare presidente della regione Abruzzo per fargli delle domande. Se arriva, noi gli facciamo delle domande. Stiamo aspettando che arriva. Grazie. Ti conosciamo? No, non lo so. Vedi che mi sta guardando? No, volevo sapere se era ospite di qualcuno. No. So che c'era un incontro e sono venuto, che vi ho dato? Sì, no, è una cosa privata, quindi. Come l'hanno detto sotto? Mi potevano dire che era privato e non si poteva entrare. Ho capito, ma evidentemente loro non è che hanno la lista delle persone. E allora vuol dire che sono invitato pure io. Se non c'è la lista sono invitato. Come, non, come sarebbe? Come? Come sarebbe? Lei chi è? Io sono la persona che ha organizzato. Perfetto, io sono Alessio Finella. E quindi? E quindi lei che vuole? No, siccome abbiamo fatto la lista dell'invitato, non c'è, io. Tu l'hai invitato tu il signore. Mi sei invitato da solo. Ma non si può fare così. Mi sono invitato da solo. C'è qualche legge che me lo proibisce? È un incontro privato. Come? È un incontro privato in un ristorante privato. Perfetto, io mi sono autoinvitato. Autoinvitato, è una cosa pubblica. Chiami il titolare, mi faccia cacciare fuori. Questo è un bel buffet. Cioè, non vi vergognate di stare qua dopo che questo signore ha ammazzato 29 persone a Rigopiano? Non vi vergognate, voglio sapere. Dopo che questo signore ha ammazzato 29 persone a Rigopiano, voi state pure qua a rappresentarlo. Dica, dica. Va bene che cosa? Va bene che cosa? Va bene che cosa? Che cosa va bene? Eh? Lei è amico di D'Alfonso? Io certo, me lo voto pure. E pensa di farmi paura? Su questo non ci piove. E pensa di farmi paura? No, a me non mi fa paura nemmeno lei, forse, mi non siamo paura? Capiti, insomma. No. Eh? Certo che no. Pensa di farmi paura? Quindi io voto Luciano, lo voto e lo voto, continuo a votare, quindi. Fai quello che cazzo vuoi, a me non me ne frega niente. Pensa a me. Di te e di Luciano D'Alfonso, di quella merda di Luciano D'Alfonso. Vabbè, di quel merdoso di Luciano D'Alfonso. Quello è un merdoso. E chi lo vuota è un merdoso come lui. Sta attento. E se no che mi fai? Ragazzo attento. A chi? Mi vuoi menare? No, mi vuoi picchiare? Se tu vuoi menare? Se sei capace toccami. Per cortesia. Che ti do una testata in faccia e ti spacco il naso. Non mi inquinare. Non mi inquinare. Mi avete inquinato voi, pezzi di merda. Ehi. Avete inquinato voi la mia famiglia, pezzo di merda. Quello è mio figlio, pezzo di merda. Quello è mio figlio. Lo vedi che quello è mio figlio, pezzo di merda? Lo voto. Quello è mio figlio, ve lo sto presentando. Vi presento mio figlio stasera. Quello che avete ammazzato voi e quei pezzi di merda della regione Abruzzo. Siamo venuti a rovinare la festa, guarda qua. Fate sta bella festa, con me presento deve festeggiare. Tanto quello non viene, è un codardo. Non si presenta perché è un codardo. Non è in grado di affrontarmi. Quello è mio figlio, guardatelo bene. E non ve lo dimenticate, questo è mio figlio. Che c'è, una storia vecchia, è passato più di un anno? Storia vecchia? Sei vecchio tu, è rimbambito. È una storia vecchia. Tu e quel pezzo di merda di D'Alfonso. Come per dire, sei tu rimbambito da quel pezzo di merda di D'Alfonso. Ancora questa storia è andata avanti. Questo è mio figlio, visto che non mi ha invitato. Faccia vedere il signore a mio figlio. Questo è mio figlio. Inviti lui a questa festa di merda. Inviti lui a questa festa di merda. Non ho capito perché. Perché? Questo è quello che ha ammazzato D'Alfonso a Rigopiano. E che ne so io? Ma non lo sa. E allora sono invitato. Mi sono autoinvitato. Tanto è un codardo. Non si presenta dove ci sto io. È un codardo. Fidatevi. Che io sarò la sua ombra finché campo. Ma lei fa bene. Io sarò la sua ombra. E voi avete pure il coraggio di festeggiarlo a questo pezzo di merda. Questo è mio figlio. Guardate, festeggiate. Se siete capaci dovete cenare. Io non ceno da un anno, cenate e fate pure i brindisi e vergognatevi. Ma che cosa, si vergogni? Non mi tocchi, non mi tocchi, se lei mette le mani addosso. Se lei mi tocca io le metto le mani addosso, te lo garantisco. Se lei mi tocca, no, mi ha toccato, se lei mi tocca un'altra volta le metto le mani addosso. E non ho paura di mettergliele. Lo so che non ha paura, che non ci vede. Cioè, di nessuno ho paura. Dopo che mi avete ammazzato un figlio non ho paura di nessuno. Chi gliel'ha ammazzato? Voi che state rappresentando quel merdoso.
Siete pure capaci di festeggiarlo quel merdoso. Ma ce l'avete i figli voi a casa? Certo. Quanti figli ce l'avete a casa? Ce n'ho uno. Ce n'ha uno? Ha perso un figlio come quello lei? Ma sì, ma io lo capisco. La capisco? Che cazzo vuoi capire? Ma come? Ma che cazzo vuoi capire? Se lo capivi non stavi qua. Perché? Se lo capivi non stavi qua, tutti ben vestiti, non stavate qua. L'avreste sputato in faccia a questo personaggio. Per 1.000 euro di spazzaneve, poi fate i ponti di 13 milioni di euro. Vergognatevi. Questo è quello che... Dai, cenate. Cenate, che noi guardiamo come cenate. Questo è quello che mangia il presidente della regione Abruzzo. Non è successo niente, no? No. Non è successo niente. Per lei, guardi qua, non è successo niente per lei. Tanto non viene, non si preoccupi, che io l'aspetto qua. Non è successo niente per lei, che mio figlio è più di un anno che non è tornato a casa. È uscito, è andato su quell'albergo di merda per una notte sola. A portarvi dei soldi a voi in Abruzzo è andato. Non è successo niente? A portare l'economia a voi in Abruzzo. Perché non chiami i carabinieri per far restare? No, ma che c'entra? Ma che c'entra? Chiamare la polizia per farci buttare fuori. Così ci buttare fuori. No, ecco che cosa c'è rimasto. Una foto. Questo c'è rimasto. E voi festeggiate? Festeggiate quel pezzo di merda che sta pure vicino al manifesto. Quel merdoso dell'Abruzzo. Guardate come ridete voi. Quello è quello che ha rovinato l'Abruzzo. Il caviale pure. Il caviale non l'avete messo il caviale per il presidente? O champagne e caviale. Tanto è grasso, che ci deve fare con tutto quell'ardo che c'è addosso? C'è il collo che non può respirare quel merdoso. È una storia vecchia, ha detto. È vecchio lui, è rimbambito. Non è successo niente. Lui c'aveva manco un pelo di mio figlio. Lui non è D'Alfonso, c'aveva manco un pelo di mio figlio. Mio figlio non ha mai elemosinato niente a D'Alfonso. No, mio figlio lavorava, è stato un lavoratore. Parlare, ha coraggio. Mi viene vicino a quei genitori disperati che non hanno... Gli fanno vedere pure il video di quello che ha fatto. Ha ammazzato la gente, gli fanno vedere pure il video a quel merdoso. Non è successo niente. Per lui non è successo niente. Dillo ad alta voce. Che dovete dire ad alta voce? Dite ad alta voce che D'Alfonso è una merda, ditelo, se siete capaci. Se era un uomo mi doveva rispondere quando sono andato sul ponte, se era un uomo mi rispondeva e questa storia si era conclusa. Non è stato capace nemmeno di rispondermi. Quello è quello che vi rappresenta a voi, che non è stato capace nemmeno di rispondere ai genitori che gli hanno fatto delle domande. Io non ho paura che mi ammazzate, non ho paura. Senza che mi fate telefonare la notte minacciandomi, perché io non ho paura di nessuno. A me la morte mi fa solo ridere. Dopo che mi avete ammazzato un figlio, posso solo ridere se mi ammazzate. Anzi, mi fate un piacere. Se ci sta qualcuno che ha il coraggio che lo facesse. Che ho anche lasciato una carta scritta a casa mia, che non vi devono neanche denunciare se mi ammazzate. Non devono denunciarvi. Vi faccio pure pagare se mi ammazzate. Ma non siete capaci, che siete codardi. Visto che siete qua stasera a festeggiare con quel pezzo di merda, siete come lui. Si fa anche attendere. No, non viene, che si fa attendere? Papà, non ti preoccupare, che finché è campo, questa gente gli faccio un culo di quelle che non se lo immagino nemmeno. Un culo grosso. Comunque vi conviene di cenare, perché i piatti sono tutti in aria adesso. Ma i piatti sono loro.